Sì, giornata indimenticabile. Eravamo in vantaggio dopo aver vinto la prima prova. Nella seconda abbiamo fatto una partenza un po' più conservativa al centro e non ha pagato. Eravamo attorno, credo, all'ottavo, decimo posto alla prima bolina, non lo so nemmeno. Ma ci abbiamo creduto fino alla fine e l'equipaggio è stato fantastico. Nessuno ha mai mollato. Ma tutti sono rimasti concentrati e abbiamo deciso che solo all'arrivo avremmo capito se era fatta o meno. Dopo la partenza non tanto bene, con i sinistri che andavano molto in alto e noi praticamente prendendo già il destro ci allontanavamo. Sapevamo che arrivava il destro, però loro si sono talmente avvantaggiati che noi vicino alle rocce abbiamo perso 200 metri. Dopo abbiamo fatto una scelta un po' non tanto dal lago di Garda, non è che siamo andati sulle rocce, ma abbiamo provato a fare un po' di virate sui scarsi, che oggi era veramente strano. E là abbiamo recuperato giusto un po' per arrivare, abbastanza bene alla prima boa. Sì, molto. No, molto bene, perché veramente tutti, dalla Flavia, Bistec, al nostro Champions League Maurizio e alla fine anche Enrico, che alla fine che timona, che abbiamo dimostrato che quest'anno abbiamo imparato qualcosa. Beh, una stagione bellissima questa del 2011, per noi sicuramente una Volvo Cup da incorniciare. Abbiamo vinto 4 prove, tra cui il campionato italiano. Questa comunque la chiudiamo sul podio, per cui siamo veramente soddisfatti del lavoro fatto quest'anno e finiamo questa Volvo Cup sicuramente con un gran sorriso e la voglia di ripresentarci il prossimo anno. Sicuramente il più bello è stato il campionato italiano, per il valore che ha appunto un campionato e poi anche per come è andato con la rimonta all'ultimo giorno, è stato veramente molto emozionante. Però devo dire che anche le altre tappe non sono state da meno, ne valse la pena veramente farle tutte quante ed è stato sicuramente un ottimo allenamento in vista del campionato europeo che si terrà a fine mese in Danimarca. Sì, fra 10 giorni l'europeo, che possiamo dire che siamo pronti. Qua non ci siamo espressi al massimo, direi che ci stava, forse non si può sempre essere al 100%. Non abbiamo regatato benissimo, di sicuro abbiamo un po' di attrezzatura un po' vecchiotta, abbiamo tutto nuovo per l'europeo, ci sembrava non proprio intelligente usarla qui, perché insomma qui c'è sempre un po' di vento e l'avremmo rovinata per niente. Abbiamo optato per aver tutto nuovo ad Aarhus, anche perché la Volvo Cup era ormai quasi fatta. Però ovviamente dopo, quando sei in mare, ti arrabbi e insomma è bello, abbiamo vinto, oggi un po' di amaro in bocca, però forse è quello che ci vuole per arrivare con un po' più di cattiveria in Danimarca. Ma io dico sempre, a me non piace regattare qui, è bello solo perché vado a casa a dormire una volta ogni tanto, però sicuramente è un po' strano, insomma è un po' imprevedibile, forse anche il suo bello. Però ecco, se dovessi scegliere, il mio posto ideale, non vengo qui a regatare se non per il panorama, perché è bello, perché c'è l'acqua dolce. Ma no, insomma non è vero, o è un'ora bella stesa oppure è molto ballerino. È ovvio che io faccio sempre un po' fatica ad interpretarlo, ho sempre avuto qualche problema qui, nel senso che il fatto è che non ho mai vinto qua. Probabilmente è un dato di fatto che non riesco forse a interpretare il lago in maniera perfetta, per cui ovviamente magari ci sono altri equipaggi che lo interpretano meglio di me. Ottima vittoria di tappa, ve lo aspettavate? Fino a ieri era ancora in sospeso. Sì, è stata combattuta sia con gli svizzeri che con gli altri equipaggi italiani fino alla fine. Oggi abbiamo avuto una buona giornata, siamo riusciti nella prima prova, nonostante una penalità che abbiamo dovuto scontare all'inizio della seconda bolina, a prendere un bel canale d'aria e entrare nei 10. La seconda prova abbiamo contenuto, credo abbiamo fatto un 12, un 13, bene.
Siamo molto soddisfatti, è la prima volta che veniamo al lago a fare una tappa Volvo Cup, l'anno scorso l'avevamo dovuta saltare, fantastico, il Melgia si è proprio fatto per questi posti, credo. Ci tornerete quindi al lago? Speriamo, sicuramente le intenzioni sono quelle di fare tutta la stagione l'anno prossimo, che è sicuramente invitante, tanti eventi in Italia, il mondiale in Italia, e speriamo di presentarci il più pronti possibile. Ecco, un equipaggio tutto marchigiano, raccontaci un po' di voi. Ma allora, tutto è nato con Claudio all'inizio, con Claudio Paesani, sì, il nostro armatore, che purtroppo per questa tappa non è potuto venire in quanto impegnato per lavoro. È iniziato con le barche d'altura, le MS, e dopo un anno fatto con la barca d'altura abbiamo deciso di intraprendere anche la via del monotipo. Siamo stati subito entusiasti della barca, che già qualcuno di noi conosceva. E niente, abbiamo iniziato il primo anno ovviamente un po' in rodaggio, comunque con dei risultati promettenti. Quest'inverno abbiamo fatto qualche allenamento particolare, comunque siamo stati tanto tempo in barca e devo dire che tutto sommato i risultati si vedono. Lungo l'anno abbiamo avuto qualche sfiga, abbiamo comunque avuto secondo posto all'italiano Corinthian per diciamo un'ultima giornata non positiva, però siamo stati sempre lì, quindi siamo comunque soddisfatti. Allora, Claudio Paesani, il vostro amatore, vi segue sempre su Facebook, digli qualcosa. Baffo, mi dispiace che l'unica che abbiamo vinto non c'eri tu. Comunque, grazie mille di tutto e speriamo alla prossima. Il titolo Corinthian Volvo Cup 2011 va a voi di SIV Proeco Arborea. Sì, sì, una grandissima soddisfazione aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati inizio stagione, vincere il circuito Volvo Cup Corinthian. Dici un po', perché voi siete dei veri Corinthian, siete tutti ragazzi molto giovani, racconta la storia. Sì, il nostro equipaggio è un equipaggio composto da 5 ragazzi, io sono il più grande, ho 23 anni, il più piccolo non ha ancora 18 anni. Abbiamo fatto la nostra carriera agonistica sull'Optimist su 4,20, poi non siamo riusciti ad andare sulle classi olimpiche per vari motivi ed è nata l'idea del Majors 24. Quando è nata e come si è evoluta fino ad oggi? Beh, è nata innanzitutto 2 anni fa, quando grazie a Franco Ricci e alla Scuola Italia in Vela siamo riusciti ad avere una barca Itta 122, la famosa Itta 122, con cui abbiamo fatto una prima stagione. L'equipaggio però non era quello attuale, perché si è formato diciamo quest'anno, quando abbiamo cambiato barca e siamo riusciti a regattare su Ita 482, abbiamo formato l'Arborea Sailing Team, composto da me al timone, mio fratello Alessandro Gemini alla tattica, Jacopo Trudu alle scotte, Francesco Chessa alle drizze e Luca Segneri a prua. Alla fine di una stagione così importante, come si guarda al futuro? Beh, al futuro innanzitutto purtroppo dico subito che non riusciremo per motivi di budget a essere protagonisti in Danimarca al campionato europeo. Sicuramente è motivo di stimolo a fare ancora meglio di così, nel senso che noi abbiamo vinto la classifica Corinthian, ma soprattutto qui a Torbole e a Scarlino potevamo fare sicuramente meglio. E in vista di una stagione in cui avremo il mondiale in Italia, è probabilmente la prima tappa a Cagliari a casa nostra, puntiamo a migliorarci ancora.